Allora Mirko, innanzitutto benvenuto, bentornato a Terni, anche se in veste di spettatore. Una giornata non troppo fortunata a Ternana, anzi per niente fortunata per la Ternana, però prima vorrei parlare un attimo di te, della tua avventura inglese. Intanto grazie, e dispiace nel senso tornare una partita così delicata e poi perderla, però secondo me bisogna stare ancora con la testa sul campionato perché ci mancano due partite alla portata e io oggi ho visto davvero dei ragazzi che hanno messo proprio tutto il cuore sotto 30 gradi in 10 contro 11. Purtroppo ci sono degli episodi che li hanno un po' penalizzati. E io niente, sono ripartito dall'Inghilterra, ho fatto la prima tappa a Terni perché ci tenevo a salutare un po' di amici, vedere la partita. È stata una bella esperienza. È nata mia figlia, ho conosciuto un altro calcio, un altro modo di vivere sia calcistico che di vita, quindi posso essere soddisfatto. Bene, senti, torniamo un attimo alla partita. Quali sono i limiti, i difetti e diciamo per due partite importantissime che mancano alla fine, in cui minimo la Ternana deve guadagnare 4 punti per guadagnare la salvezza. Ecco, come l'hai vista questa squadra? Dove magari non ti ha convinto se. Ma io, nonostante purtroppo il risultato, l'ho vista davvero bene, nel senso vedevo loro più in difficoltà con i crampi, invece la Ternana anche in 10 contro 11, dopo l'espulsione dell'attaccante che ha continuato a cercare di pareggiare tutto. È normale che poi su 7-8 episodi importanti non fai gol e loro alla prima occasione, traversa, linea, gol, fanno gol e calcio è così. Ci voleva la zampata di Antenucci in quelle 7-8 occasioni che sono capitate. Beh, no, perché l'anno scorso anche sono successe partite del genere. Mi ricordo che c'ero anch'io in campo e quando la palla non vuole entrare, purtroppo è un casino. Però io davvero sono fiducioso perché ho visto una squadra viva fino alla fine. È una giornata caldissima che posso assicurare che è difficilissimo che giocare sotto questo caldo in uno in meno. Quindi bisogna andare avanti e essere ottimisti. Senti, era calcio di rigore su Ceravolo? E dall'alto sembrava di sì, però sinceramente non l'ho rivisto, quindi può essere rigore, però purtroppo ormai la partita è finita, l'arbitro ha fischiato, quindi niente. L'ultima cosa, perché altrimenti Lorenzo Modestino mi sgrida. Come si può fare per rivitalizzare moralmente? Perché credo sia solo un problema morale, un problema psicologico di Filippo Avenatti. Ma prima di tutto, secondo me, deve partire un po' da lui. Perché ha tutte le qualità per fare bene, l'ha dimostrato nella prima parte di stagione, bisogna stargli vicino perché non dimentichiamoci che dietro comunque a un calciatore c'è sempre un ragazzo giovane che viene da un altro paese, non è facile stare qui da soli, te lo posso assicurare perché sono stato via un anno e in un paese vicino al nostro con la famiglia, quindi non è facile. Deve stare tranquillo, i ragazzi della squadra devono stare vicino perché voglio dire ha fatto bene, i tifosi devono stare vicini, il mister, tutti e può fare secondo me il gol salvezza. Speriamo. Senti, ce l'auguriamo e lo auguriamo per la Ternana, ma anche per lui. Senti, il futuro di Mirko Antenucci? Non lo so, vediamo, dai, adesso dopo un anno bello ma un po' difficile ci riposiamo, andiamo un po' al mare È e contratto, scusami, è poi. contratto ancora? Sì, un altro anno di contratto, però sai come funziona il calcio, i Torneresti volentieri in contratti. Italia? Vediamo, non lo so, devo essere onesto, non lo so, quindi parliamo con il presidente, con Cellino, col procuratore, vediamo. L'Italia aspetta. Il calcio Grazie. italiano aspetta Mirko Antenucci. Ciao. Grazie Mirko, Ciao. grazie. Ciao, ciao, ciao. Un saluto alla famiglia. Ciao, ciao.